Vi faccio portare ancora del vino. Grazie, piaciuto? Sì, sì, era tutto ottimo. A posto. Quella, era ora che arrivassi qui con noi. Dai, sediti. Ho portato la maionese. Brava, Cicetta. Allora, com'è? Buono. Semplicemente bestiale. Oddio, non è cotta bene la cena? Ma no, tesoro, è divina. Ma come faremo senza di te a Milano? Non partite. Mangerei. Sai a quanto ti potrei vendere il ristorantino e l'appartamentino di sopra? 700 milioni. Ma veramente non è mio, è di mia suocera. Quanti anni ha? 80. Sì, sì, vabbè, ma insomma, diciamo che è quasi tuo. Si può cominciare a parlare di nuda proprietà. Su una macchina così ti ci vedo proprio bene, Stefano. Sì, ma non vende. Sono pazza di questa macchina. Ti credo. È una Mercedes SL convertibile del 58. Vedi che frau. La verità è che è pazzo di te. Dio come ti guarda. Poi non molla, Tutte le sere qui a lumare come un falco. Anna, ma perché non ci fai un pensierino? Su, su, dai, dai, facciamo un ultimo brindisi, su. Addio paradiso. E vabbè. Ma tu lo sai che dopo un mese di paradiso a me è venuta voglia di tornare all'inferno? Uè, ti giuro, mi farei una bella pera allo smog, vero Cicetti? Ma come fa a vivere qui tutto l'anno? Ti verranno le ragnatele. Non lo so. Te lo dico per l'ultima volta, vendi tutto. Bel colpo di spugna e via, cambi vita. E poi in questo momento con la congiuntura che c'è, ma è molto meglio avere liquidi, titoli, dollari, marchi, bancomat. Cosa ne dici, Stefano? E Martina, sono ancora in vacanza e consulenze a Milano. Scusi, del vino per favore. Ma io non ci penso proprio ad andare via. E poi dove dovrei andare? Beh, certe scelte o si fanno a 30 anni o mai più. Poi chiuso, basta, stop, finito. E poi, una volta tanto, segui lì. Tutto bene? Oh, proprio te cercavo. Eppure, sì sì, una bella capsulina io qui ce la metterei. Cosa dici, Martina? Sì, ah sì 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 sì, è un po' sproporzionato. Ma è naturale. Oh, Gioia, non sei mica pagata per essere naturale, sei pagata per essere perfetta. Ma cosa svengo? E lui mi comincia a rifarmi tutti i denti. Oddio, quello è un attacco di fame. Ma no, parlano di denti. E lei come lo sa? È il mio hobby osservare la gente. Quello, per esempio, c'ha un chiodo fisso. Quale? Vuole portarsela a letto. Guardi come si tocca il naso. Con la bocca dicono qualsiasi cosa, però